Se almeno una volta nella vita vi siete sentiti soli, questo è il libro che fa per voi. Benvenuti nella seconda Books Review di agosto. Come state? Spero tutto bene. Il libro che vi porto oggi è una lettura che ho fatto nel mese di luglio, che è stata angosciante, è stata molto empatica. Ci sono entrata completamente, ma questo ha fatto di questo libro una piccola perla che secondo me, se vi siete mai trovati nella situazione che vi ho detto prima, non potete far altro che inserire nella vostra libreria. Solitudini, Memorie di assenza di Paolo Crepé, uscito nel 1997 per Feltrinelli. Questo libro è annoverato tra i famosi saggi psicologici Feltrinelli, ma il modo in cui viene affrontato questo saggio è un po' differente rispetto agli altri che ho letto sempre di questa collana. È un saggio, è scritto da uno psichiatra, appunto Paolo Crepé, che ha preso in cura quattro casi che vengono ben descritti come dei racconti all'interno di questo libro, quattro casi nel quale il fulcro del problema era il senso di solitudine, non la solitudine in sé, perché è proprio questa la particolarità di questo libro e del tema come viene affrontato all'interno di queste pagine. Il senso di solitudine che è differente perché nessuno nella vita è mai completamente solo, soprattutto nessuno è mai solo perché ci siamo noi per noi stessi e questa è la cosa fondamentale. Questi quattro racconti di cui vi stavo parlando sono quattro racconti che hanno come tema centrale il senso di solitudine, ma quattro racconti completamente diversi che ti fanno analizzare a 360 gradi il tema vero e proprio. Il primo racconto è di una donna che per un cattivo rapporto con suo padre si va a rifugiare in relazioni malsane per tutta la vita, fino ad arrivare al limite nel quale essa stessa si rende conto di questa cosa e preferisce la sofferenza della solitudine piuttosto che la sofferenza nel ritrovare un partner sbagliato per lei, sbagliato non per lei, ma in generale, assolutamente in generale. Il secondo racconto invece parla di un ragazzo adolescente o comunque un giovane adulto che si interfaccia con una chat online, una chat anonima online, nel quale lui ritrova il conforto, ritrova il senso di compagnia per combattere la solitudine che porta nel cuore. Questo ragazzo si evince ha diversi problemi a livello familiare o forse se li è creati con il tempo, ha diversi problemi a livello sociale, non sa quale sia la sua sessualità, non si ritrova in nessun tipo di identità, non ha un'identità vera e propria e questo lo porta a sentirsi profondamente solo. Il terzo racconto parla di una donna in conflitto con sua madre, madre che ha delle aspettative molto alte nei confronti di sua figlia e che la porta a sentirsi sola, poiché l'unico appiglio che potrebbe avere questa donna per sentirsi più tranquilla, per sentirsi amata è proprio sua madre. Lei fa affidamento su questa donna che l'ha cresciuta con dei valori molto rigidi e questo la porta poi ad avere anche lei disturbi alimentari, disturbi in generale a relazionarsi con il prossimo e soprattutto disturbi nel relazionarsi con se stessa, il che la fa sentire profondamente, profondamente sola. L'ultimo racconto è quello che forse mi ha toccato di più. Si va a parlare di una situazione familiare molto delicata, nel quale una bambina si ammala di una malattia incurabile e la madre, che è molto, molto affezionata a questa bambina, essendo l'unica figlia femmina, si attacca a lei in maniera morbosa per combattere il senso di solitudine che poi, in un secondo momento, quando le cose inevitabilmente cambiano, l'assale facendola dimenticare chi è lei. Comincia ad identificarsi con il problema, quando invece la cosa più sana sarebbe assorbire il problema, farne una soluzione e diventare finalmente se stessa, però è una situazione molto delicata, forse una delle poche situazioni nel quale il senso di solitudine non si può combattere del tutto, mentre le altre situazioni diciamo che arrivando alla chiave del problema forse si possono risolvere. Come dicevo prima, un piccolo saggio angosciante, crudo, vero, molto empatico, che mi ha fatto amare questa lettura, per quanto mi abbia creato davvero un'angoscia all'altezza della pancia, inenarrabile, inenarrabile davvero. Io l'ho letto in un momento in cui sentivo di avere bisogno di un saggio del genere e mi ha fatto bene, perché mi ha fatto aprire gli occhi su quanto in realtà io non sia effettivamente sola, che ci sono persone che sono messe decisamente peggio di me, ma forse è anche sbagliato fare il paragone con altri casi, però
Bisognerebbe semplicemente guardare la propria situazione senza andare a mettersi a confronto degli altri per potersi sentire meglio. Ma allo stesso tempo, ripeto, mi è stato forse terapeutico come libro perché mi ha aperto gli occhi su come mi sono sentita in passato, su situazioni che possono avermi portato ad avere un senso di solitudine nella mia vita, su situazioni che mi portano a tuttora a sentirmi sola. La chiave del problema, quando uno si sente solo, dovrebbe subito pensare non a cosa lo può far sentire meno solo, ma al perché ci sentiamo soli in quel momento, rendendoci poi conto che alla fine sono cose talmente futili, talmente inutili, che non vale la pena di sprecarci tempo. E questa è la soluzione più grande che ti dà questo libro, nonostante per arrivarci ti faccia attraversare un dolore non tuo, o forse un pochino sì, veramente angosciante, veramente incredibile in maniera negativa. Ho confermato con questa lettura le mie convinzioni sulla solitudine. In queste pagine noi troviamo tutti i meccanismi che sono legati al senso di solitudine e alla solitudine poi pratica e concreta, ovvero cosa la causa, cosa si pensa, cosa profondamente si prova, ma soprattutto come si agisce in conseguenza al senso di solitudine. E non sempre ci si accorge di come si agisce con il senso di solitudine quando ci si sente soli. Ce ne accorgiamo solamente in un secondo momento, quando inconsciamente o consciamente abbiamo risolto questo problema. Però a volte ci sono delle azioni dal quale non si può tornare indietro e che segnano profondamente tutta la nostra esistenza. Tutti abbiamo vissuto, secondo me, in piccolo gran parte della nostra vita un senso di solitudine, e questo libro ti fa entrare proprio nei pensieri che troviamo collegati strettamente a quelli che sicuramente ognuno di noi ha fatto. E sono quattro storie. La particolarità di questo libro è che sono quattro storie narrate con stili differenti. C'è magari quello che viene scritto come una chat, quello che viene scritto come una lettera, quello che viene scritto come un diario, ma tutti ti danno modo di capire quali sono i pensieri che si vanno a fare nel momento in cui ci si sente soli. I pensieri, cosa ti causa magari il senso di solitudine, se c'è qualche situazione pregressa, oppure se ce lo siamo creati da soli, diciamo, per passare il tempo. Passatemi questo termine, anche se è forse un po' troppo frivolo per il tema difficile che stiamo affrontando oggi. Cosa si prova nel momento in cui ci si sente soli, oltre al senso di solitudine? A cosa ci si aggrappa nel momento in cui ci si sente soli? Soprattutto l'errore che si fa più spesso è aggrapparsi ad altre persone nel momento in cui ci si sente soli, aggrapparsi a delle passioni anche malsane, a delle abitudini malsane per sentirsi meno soli, invece che risolvere il problema analizzando se stessi, attraversando il proprio dolore, affidandosi, diciamo, a ciò che ci piace e facendo della nostra vita qualcosa che abbia un senso. Effettivamente poi si va a risolvere piano piano, in maniera graduale, il problema. Nei casi più gravi, come questi quattro che andiamo ad analizzare in questa lettura, sicuramente l'aiuto migliore che si può ottenere non è solo da se stessi, quindi da una consapevolezza del problema e ad una conseguente risoluzione, ma affidarsi a uno specialista, quindi uno psicoterapeuta, uno psichiatra, comunque una persona che concretamente può avviarvi verso un percorso di guarigione. Ho apprezzato, come dicevo, davvero tanto lo stile diversificato per ogni racconto, perché è perfettamente congruo al tipo di personaggio che si va ad analizzare e fa un po' pensare il fatto di definire queste persone come personaggi, quando invece le quattro storie sono profondamente vere, sono dei casi clinici reali, solo narrati in una maniera differente. Ma il tipo di narrazione che viene scelto per ogni racconto è perfettamente congruo al tipo di persona che soffre di solitudine, sia per l'età della persona che si va ad analizzare, sia per la situazione che si va ad analizzare, per una serie di cose, insomma, che secondo me sono adattissime e si collegano alla perfezione, si completano alla perfezione con il tipo di stile che viene analizzato. In questo Paolo Crepé, per quanto sia in generale un professionista della psicologia e della psicoterapia, fa di lui anche un gran scrittore, secondo me. È una scelta molto originale e molto azzeccata, ecco, secondo me molto azzeccata. Io stessa, come tutti, ho vissuto un senso di solitudine nella mia vita anche di recente. Infatti ho iniziato a leggere questo libro proprio perché ci stavo ricadendo per l'ennesima volta. A me capita molto spesso, per il tipo di vita che ho scelto, di sentirmi
sola in un certo senso, ma con il tempo, soprattutto nell'anno trascorso, complice la quarantena che mi ha portato a vivere tanto tempo con me stessa, ho imparato a sentirmi sempre meno sola, a vivere sempre meno questo senso di solitudine, non aggrappandomi a qualcuno o a qualcosa in particolare, ma aggrappandomi a me stessa, cercando di analizzarmi, di capire da dove deriva questo senso di solitudine, accorgendomi poi che in realtà con tutte le cose che ho da fare, con tutte le cose a cui potrei pensare migliori di questa, è semplicemente una perdita di tempo continuare a pensare: oh mio Dio, sono sola, e nessuno mi aiuta, nessuno mi vorrà mai e cose del genere. Faccio ancora un po' fatica, a essere sincera, a vivere questa consapevolezza nelle relazioni, perché difficilmente nelle mie relazioni passate è capitato di fare della persona X un'aggiunta alle cose belle della mia vita e non la cosa bella della mia vita. Questa è una frase che fa riflettere, magari ne parleremo in un successivo format che uscirà l'anno prossimo, poi ve ne parlerò al momento opportuno. Un saggettino davvero consigliatissimo, è molto forte, quindi se non siete pronti mentalmente ad affrontare questo tema così difficile e delle sensazioni, delle emozioni forti in senso negativo, non leggetelo, aspettate il momento giusto. Ad ogni modo, nel momento in cui questo momento giusto arriverà, sappiate che è un libro molto piccolo, anche questo lo leggete in pochissimo tempo, ma il consiglio che vi posso dare è: se volete spenderci un pochino più di riflessioni su questa lettura, leggete un racconto per volta e andate a rifletterci con più calma. Io l'ho letto velocemente, ma perché mi sono veramente sentita catapultata all'interno di queste situazioni in maniera empatica, quasi al punto da sapere come andavano a finire le varie situazioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, che questa recensione in generale vi sia piaciuta e che l'affrontare questo tema così difficile vi abbia fatto cosa gradita. Se è così, fatemi sapere qua sotto nei commenti se intendete leggere il libro, se l'avete già letto, se avete altre letture da consigliarmi, sempre che abbiano questo tema o temi simili, insomma. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questo libro, questa recensione possano interessare i vostri amici, i vostri conoscenti, i vostri parenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video con Cartoon Joe giovedì 27 agosto, mentre la prossima Books Review sarà il 14 settembre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!